che tieni l'orologio, sto per impazzire. Ti odio. E te l'ho anche regalato io. Sabrina, circa un anno fa mi ha regalato questo orologio. E ora lo odia. Ciao bambini, questo è il Fregapù. Lei... Sono Sabrina. Lei è Sabrina. E questa è la mano del potere che abbiamo preso oggi. Ah no, questo non ci deve essere adesso. Che dobbiamo ancora prendere oggi, perché adesso io e Giulio e le sue mitiche mani robotiche andremo a prendere delle cose a Tiger con molto stile. Ciao. Io Giulio. Giulio, mi passi le cose che abbiamo preso da Tiger? Tieni. Con le tue mani robotiche? Ecco, tieni. Oh, grazie Giulio. Ma Giulio non si è mosso? Giulio, mi passi anche la mitica mano del potere? Wow, tieni. È proprio la mano del potere questa. Questa mano, voi che vi chiederete, adesso la disegneremo, no? Non ci pensare proprio, perché mi ricordo alle medie è stato un trauma. È sto parlando così piano per non sovrastare la voce di Pio, che quindi mi benissimo. Sto adeguando a lui. Va benissimo. Questa mano del potere sarà solo fonte di ispirazione. L'ho presa perché mi piaceva. Cosa mi può ispirare una mano così? E da adesso in poi sarà la nostra compagna nei prossimi 100 video. No, perché no? È la mia mano del potere, comprati la tua. Abbiamo preso, come hanno già fatto altri, di cui non so il nome, su internet, su YouTube, dei pennarelli, questi sono dei pantoni, da Tiger. Però in realtà non ci siamo fermati lì. Abbiamo preso anche dei pennarelli più classici, a spirito. E questi solo in Abruzzo, dove abiti tu, si chiamano a spirito. Sono un artigiano, innanzitutto. E poi questi che sono? A cera. Belli! Che sono dei posti di cera, però con l'impugnatura. Wow! Adesso noi ci impegneremo per fare un bel disegno. E io vi dirò, sinceramente, se sono buoni o no, e voi vedrete. Quindi... Scusa, meno male che ti ho colpito qui. Hai colpito qui? Scusami, me li apri, sono troppo difficili da aprire. Non voglio mai più colpire. No, non so per meno. Posso dirti una cosa? Veramente apri questo? Non è duro? Te l'ha allentato lei. Hai fatto fatica, eh? Io, ma non tanto. Non tanto da dare una botta. Povero sfigato. Apri quelli a spirito, Sabri, per favore. Doppia punta anche questi. Wow. Sabrina, la brava bambina, per aiutarla, le faremo noi il disegnino. Sì. Ma quelli a spirito? Me lo fai bello, così lo incornicio. Bello. Sì, mi disegni me e Ale in spalletta, io lo coloro. Colori Ale? Chi in spalla di chi? Io sotto, allora, e Ale in spalla. No, disegna Mirta che tiene Ale, che tiene Sabrina. Mentre tu, Peo, disegni me che tengo te, che tieni Andrea, che tiene... Bello! Sì, ciao allora. Ma quanto sei bravo a disegnare, Peo? Ma come fai? Ma come fai? Sì, la mia cosa non è tanto ricalcare, è la fantasia di come metti le cose. Ti guardavo l'altra volta nel video ma di Andrea. Ma io su questo mi sono allenato molto grazie alle fiere. Ok, tutto questo va bene. Nel video di Andre hai fatto tipo quel casco, quella faccia che era tipo di Futurama. Come ti è venuto? Cioè, come ti vengono tutte quelle cose precise? Droghe. Non riesco a capire. Boh, l'improvviso. Droghe molto pesanti. Ma come l'improvviso? Ma mi sono abituato molto a improvvisare per due motivi. Uno, le fiere. Cioè, tipo, ti faccio un esempio. Se dovessi due... tenere un cavallo, sì. Come fai a averselo stampato nella mente? Non ce l'ho sempre super stampato. Però lo fai giustissimo. Il massimo non è giustissimo. È il massimo che riesco a fare in quel momento. Se avessi un'immagine di riferimento farei anche meglio. Però vuol dire che ce l'hai già
ben chiaro davanti. Forse sono i capelli. Ma anche tu ce l'hai chiaro un cavallo in testa. Il problema è che a noi umani, non ce l'ho chiaro. A noi umani manca il collegamento fra testa e mano, cosa che lui ha. Non ce l'ho chiaro, perché sì, ho in mente come un cavallo, ma se lo guardo non vedo, cioè le orecchie e il muso non ce l'ho, le proporzioni non ce l'ho. Dove le ha il cavallo le orecchie? Qua sopra. Sta tipo dormendo. No, che c'è il peso davanti, quindi ti pieghi. Ma è bellissimo. Perché le protesi. Come fai ad essere così bravo? Come fai a sapere le proporzioni? Esercitazione, basta. Disegni tanto, tanto, tanto. Ora come dorme sulla pelata. Cioè, come ti è venuta la spalla di metterla lì? Non lo so, stavo improvvisando. E il ciuffetto alla Cavolini. In realtà più alla Peo che alla Cavolini, perché va ovunque, però. Però ora non devo farmi rossa, perché sono mora. Usare qua. Ah, non mi hai dato questi pennarelli. Si apri pure, mentre quindi. Ma no, ce n'erano due. Ti chiedo in bocco. Sono protetto. Apri, s'apri. Apri, mentre ti devi controllare se sono giusti. No. Ok, quindi, ok, e tu invece cosa disegni? Lo tu faccio vedere. Colori questo. Io colorerò questo. E ti devi impegnare. Ti spiego una cosa sui pantoni. Adesso intanto non rovinare, no. Usa questo. Lo testo un attimino per capire come funzionano questi. I pantoni buttano un sacco di colori. Ma mi ricordi quello che mi hai fatto fare nel libro Cavolini? Mi ha fatto colorare con i pantoni. Con i pantoni. Dopo un po' che si asciuga, lo vedi che si è schiarito un pochino. Se ci ripassi sopra, lo vai a scurire. Quindi una prima mano di colore, cerchi di darla tutta con una botta. Capito? Con quello grosso. Si sta ignorando, sì. A parte che questo color pelle è scuro come quelli di una pelle abbronzata, bruciata. Ma perché si colora così? Perché fai male alla mano del potere? Sì, è più scuro. Questo è mandarino. Sì, allora va meglio quello. È fluo, è evidenziatore. Perché potremmo pensare di fare il color pelle con il pastello. Mm. Oh mio Dio, ma che colore strano è? È pesca. Oh, no, più che altro, senti quando colori. Lo so, provate. È come se si sciogliesse. È cera. Ma è cera, ma... È cera sciolta, non è come il colore a cera normale. No, è pastello. Tipo rossetto. Sì, bravo. Sì, anche l'odore, sai, rossetto. Prova a metterlo, sai, vediamo come ti sta. Stranamente bene. Sì, poi è un colore... Non penso sia compatibile. Aspetta, Ma è con le mani da robot. Però mani da robot steampunk, serie. Okay. Perché io non ci sono? Fermo, una domanda, Peo. Se devo colorare un tratto molto piccolo, devo usare la punta fine? Usa la punta fine, sì. Ah, ok. Ma ci sei arrivata da sola a questa conclusione? Oh, mio Dio. Però vedi che anche la parte piatta c'è un lato fine. Basta che lo giri. Ok. Già non mi sta più ascoltando. Ma no, perché sono... Vi ricordate il video del Giappone dei washi tape? Quello che poi è stato rifatto da qualcun altro? Guarda come sono stata brava, Peo. Ho fatto due video dei washi tape. Due. Pensi che l'ha fatto anche qualcun due. Altro. E poi l'ha fatto qualcun altro. No, forse qualcuno l'ha fatto. Giulio con le braccia tipo V di LOL. Braccia da robot, come Giulio in questo momento. Perché io non ci sono? Perché no, tranquillo, a te ti schianta Giulio con le braccia da robot. Andata. Una cosa che forse è fattibile fare è colorare con questi pantoni, non colorare il colore vero, quindi color pelle, però tipo soltanto ombre, sfumature, robe io così. Io sto colorando benissimo, monocolore. Però guarda, cioè, sono belli come pennarelli. Sì, però sei un po' pelle di carota. Ok, sei un po' in un altro paese. Ok, sono dopo le vacanze. Giulio, che dopo partiamo, 5 ore di macchina, da paura. Io devo andare in live appena arrivo a Forlì. Veramente? Certo. Vediamo. Bello. Che cazzotto che sto cercando? Posso dire che i pennarelli sono pazzeschi? Mi piacciono tantissimo i pennarelli. Devi farmi delle valvole della pressione dei guantoni. È che adoro questa punta un po', come si chiama? Smollacciona? Sì, non lo so, il termine tecnico. Fare vedere guarda, quanto il pantone colori molto meglio dello spirito. Però guarda. Siete neri. Sì, però sembra che. Cioè sembra che io abbia stampato questa roba, vedi? L'hai stampata? No, l'ho colorata io. Mancano 9 minuti di registrazione. Manco perché accelere un botto però. Guardate intanto io, ridendo e scherzando. Bello però. Devo firmarlo. Per Ale da Sabri. Con affetto. Mi raccomando, non lo nascondere nella spazzatura. Beh no, per il mio testone. Sabri, ora che siamo in confidenza, chi cazzo vi ha sfidato a fare una parola di un giorno? Nessuno.
No, è stata così. Ho detto, raga, abbiamo fatto una storia. È una meme fra me e Peo e Ale. Che facevate? Ma che cazzo le ho sfidate? E soprattutto diteglielo, basta. Abbiamo 48 ore per fare questo video, cosa facciamo? E ho detto la parodia, allora è stata la parodia. No, lo so. Ci avete sfidato a fare la parodia. E noi l'abbiamo fatto. Andre, iniziato a parlare così, mi avete sfidato a fare la parodia. Ma perché Andre prende un cazzotto? Guarda, è realistico. È il testo di canzoni. È il nuovo bimbo con lo chiama. No, ma Peo, guarda come colora bene, ma guarda, no, che roba. Che roba. Ma bellissimo. Puoi vedere quanto è partito però di punta? Tutta. Tutta. Ma questo dov'è? Ah, perché la dentro parte... non c'è più niente. Quello mi stavo chiedendo. La critica più grossa che hanno fatto ai pantoni di Tiger era proprio... Finiscono subito. Sì, immagino. Tipo non c'è niente di colore. No, no, vabbè, niente in confronto ai pantoni veri che costano 3 euro e mezzo l'uno. No, però... I Copic costano anche 4 euro l'uno. I Copic. Sì, ma io in realtà ho sempre odiato disegnare con i pantoni in generale perché costa una fortuna. Sono colori per ricchi. In un certo senso sì. Sto vedendo se sono colori di pastella cera, perché con i pastelli di cera, se tu fai questa roba qua, poi con la penna puoi fare le scritte. Sì, però, gratti via. Però mi sa che questo non funziona. Sì, un pochino la loro cosa la fanno, guarda. No, questo mi ha rovinato il disegno, era scurissimo. Forse devo fare la prova prima. Ok. No, era lo stesso colore del coso, però. Fa vedere dove. E bastava stato vedere il mio sulla disegno. Sulla tua faccia. Fa vedere. Peo, ti rimangono 3 minuti e 20 secondi. Un minuto. Mamma, sta rovinando tutto. Verità, guarda che non so più scrivere. La verità è che è super divertente, però. Mamma mia, non ma sai proprio stai più disegnare. Rovinando il disegno, io tutto. Basta mettermi ansia. Ma devi fare l'altro, però. Peo, con il colore scrivi 24 ore. Peo, non puoi dire né sì né no. Ti piace il tuo disegno? Sì. 24 ore. Potevi scriverlo col nero. Mamma, che schifo, hai rovinato il disegno. Tagliala quella parte lì, Ma com'è? Orribile. Peo, devi far l'altro. 1 minuto e 10. Allora, signori, 9. Signori, questo è quanto cosa per questo video. Non ho finito. 30 secondi. 35. Questo è il mio disegno. Questo è il mio disegno. Questo è il mio. Questo è il mio. Questo è il mio. Questo è il mio. Manca poco, ma fai vedere. 17. Un giudizio, 16. Ti do un giudizio. Voto 10. Colorato? Colorato benino, però. Benino? Meglio di così non potevo fare, giuro. Saluto. Andiamo, dai, finito. Labbra, l'ignora che sto stavolta. Ciao bambi, io vado allora. Non provare a dire che il mio disegno è schifoso. Prendo questa mano. Vai Coco, anche tu, bravo Coco, bravo Coco. No, Coco, non così tanto. Bravo Coco. Coco. L'hai morso davvero? No, non menatela, poverino!